Anche in questa lezione vorrei prendervi un piccolo elemento dalla grande, immensa opera di Neville Goddard e approfondirlo. In questo caso si tratta di una singola frase piuttosto enigmatica. Utilizziamo anche per questa lezione il supremo maestro di te stesso che raccoglie diversi testi fruibili anche singolarmente, ma che da Neville Goddard stesso è stato concepito come un progetto unitario. Il libro da cui traggo questa frase, il libro singolo e quindi la parte di questo libro, è L'arte di credere. E questa frase mi ha veramente colpito quando l'ho tradotto, quando mi sono imbattuta in essa per la prima volta, perché sembra quasi buttata lì. Così, poi infatti Goddard non è che la spiega, la butta lì così, in maniera un po' laterale, un po' così anche disinteressata. Questa è la frase. La creazione è qualcosa di finito, non di infinito. Ripeto. La creazione è qualcosa di finito, non di infinito. Ma come? Noi siamo abituati a pensare che invece la creazione sia qualcosa di infinito. Parliamo anche dell'universo come infinito dal punto di vista della relazione con la creazione, cioè l'universo intelligente, l'intelligenza infinita. Certamente la scienza oggi, l'astrofisica, ha come teoria portante il fatto che l'universo sia effettivamente finito e che un giorno si contrarrà fino a diventare un puntino. Ma al di là del fatto che questa teoria è quella che va per la maggiore attualmente, ma se la scienza è ancora la scienza, potrebbe essere smentita in futuro, non riguarda questo aspetto. Quando ci parla di creazione non ci sta parlando naturalmente dell'universo in senso fisico. E l'idea che abbiamo di un Dio creatore è l'idea di un creatore che crea un infinito, non che crea qualcosa di finito, perché pensando alla creazione come a qualcosa di finito, pensiamo a un Dio limitato. Eppure invece Goddard ci dice: la creazione è qualcosa di finito, non di infinito. E poi aggiunge una cosa brillantissima. E tu puoi chiamare la tua creazione all'esistenza percependo la realtà dello stato che vuoi chiamare. Come se davvero tutto fosse già stato creato e io non faccio altro che richiamare quello che è già creato a me. Quindi la creazione nostra, in questo senso, non sarebbe più un creare qualcosa dal nulla, ma un trovare qualcosa che c'è già. Cercare e trovare, non più immaginare e creare, ma cercare e trovare. Ebbene, questo è proprio il punto di oggi. Ne abbiamo già parlato all'inizio dei nostri incontri e delle nostre lezioni. Solo Dio crea dal nulla. Vi ricordate quando parlavamo del fatto che io sono Dio o che Dio è in me e che in che senso la coscienza è Dio? Questo era proprio l'aspetto distintivo. Solo Dio crea ex nihilo. Questo è il nostro Dio, il Dio della Bibbia. Ma allora, quanto sta dicendo qui Goddard non è affatto incoerente né bizzarro. Perché effettivamente, se ci pensiamo dal punto di vista spirituale di creazione, Dio ha creato tutto ciò che è creabile. Quindi tutto ciò che è creabile, anche se adesso non esiste, tutto ciò, per meglio dire, che è manifestabile, fa parte del creato, che è qualcosa di finito. Ancora in gran parte invisibile, ma quell'invisibile non è non creato, è già stato creato. Noi, questo è il punto,
che vi invito a tenere a mente bene, perché restituisce una sorta di logica deduttiva della creazione con l'immaginazione. Questo ci dice che a tutti gli effetti noi viviamo dentro un mondo che è definito, non che è indefinito. Quindi quello che noi creiamo logicamente, sebbene invisibile, è già presente nel creato. Noi diremmo è presente come potenzialità, è potenzialmente presente, ma questo potenzialmente presente non è come quando andavamo a scuola che ci dicevano suo figlio, dicevano i nostri genitori, suo figlio è potenzialmente bravo ma non si applica. Non è questa potenzialità che esprime però una impossibilità o parziale impossibilità. La potenzialità è quello che sostiene a tutti gli effetti Aristotele, è ciò che è già atto ma che ancora non si è manifestato in atto. La celebre frase passata come esempio didattico: l'uovo è una gallina in potenza, la gallina è l'uovo in atto, l'albero è il seme in atto, il seme è l'albero in potenza. È questo l'elemento, vi è una connettività, un collegamento. E quindi, ribadisco, creare attraverso questa piccola frase, quasi buttata lì, che ci dice che la creazione è qualcosa di finito e non di infinito, perché Dio ha già creato tutto, e mi permetto poi di leggervi quanto ho scritto nella nota di riflessione, più che di riflessione, più che di spiegazione, di esplicazione della frase, che è chiarissima, sebbene appunto enigmatica. Noi possiamo creare perché già tutto è stato creato, e quindi il nostro creare è un trovare, è un cercare e trovare all'interno del creato che già ha creato tutte le potenzialità, perché Dio, creando il mondo, ha creato tutte le potenzialità, cioè le possibilità espressive, ovvero di manifestazione del mondo. Noi dobbiamo cercare e richiamare, pensate che bella frase, che bella parola, richiamare, che bel verbo, chiamare e richiamare a noi, come se l'avessimo perso, forse perché non l'abbiamo mai cercato, e questo ci dà tante anche suggestioni rispetto a certe sensazioni, intuizioni che abbiamo, come se ci mancasse qualcosa, quel pezzettino che ci manca per la completa realizzazione. Questo è uno stimolo, una sfida, allo stesso tempo è una sorta di nostalgia, cercare, continuare a cercare finché non troviamo. Certamente Jung direbbe che sono giochi dell'inconscio, e direbbe che quello che manca è la nostra ombra, no? Ma non entriamo in queste discussioni che ci porterebbero fuori dal nostro discorso. Questa affermazione, vi leggo la nota, apparentemente ambigua, si rivela cruciale per collocare l'insegnamento di Neville Goddard nella corrente spirituale da lui stesso richiamata con alcune delle citazioni presenti nel testo. Quindi la nota era coerentemente determinata anche dal testo complessivo. La stessa corrente spirituale che appartiene a Sant'Agostino, alla mistica tedesca, per esempio, il mio amatissimo Meister Eckhart, e poi nella modernità al pensiero dei grandi razionalisti teologici come Baruch Spinoza. Secondo il pensiero di questi mistici, religiosi e filosofi, solo Dio crea dal nulla. Tutto ciò che è nella creazione è già da sempre creato da Dio, è già da sempre finito nel suo atto creativo. Il potere e la libertà dell'uomo di creare, perciò, non è mai un creare dal nulla a qualcosa, ma sempre un creare da qualcosa a qualcosa, anche se è qualcosa di non ancora materializzato, ma qualcosa di invisibile, ma è già un qualcosa, cioè da un reale potenziale, dormiente, come lo chiama poi Goddard in questo testo, a un reale oggettivo. Il punto chiave è la vicinanza di Dio all'uomo.
l'operare dell'uomo entro la cornice creata da Dio stesso e allo stesso tempo l'infinita grandezza di Dio, l'unico che può creare qualcosa dal nulla. Qui probabilmente ci ho messo un po' del mio, perché Goddard non sarebbe del tutto d'accordo su questo aspetto, essendo appunto un radicale sulla coincidenza tra coscienza e divinità. Ad ogni modo, l'esistere e il creare dell'uomo è sempre, come dice l'espressione latina ricorrente nella filosofia medievale, sub specie eternitatis, sotto la natura della eternità. Questa condizione però non è il segno della separazione, ma dell'unione. Noi tutti siamo realmente figli di Dio, noi tutti siamo realmente Dio, fra virgolette. Ecco perché, dice Goddard, l'affermazione «Io sono Cristo» è la preghiera più grande, fa riferimento naturalmente a questo testo, creati a sua immagine e somiglianza, perché tutti apparteniamo al potere della creazione. E il potere della creazione opera sempre in tutto ciò che è già creato e che, anche se ai nostri sensi è invisibile, in realtà già è, perché è già compreso nella creazione. Dio ha già creato tutto, ha creato ogni realtà, ogni potenzialità del reale. Sotto lo sguardo divino, ogni potenziale è già reale e l'uomo ha il potere di creare quella realtà potenziale agendo nell'invisibile, cioè creando dall'invisibile reale il visibile reale. Abbiamo diversi elementi in scena per riepilogare e riassumere. Ciò che è visibile, ciò che è invisibile, ciò che è reale, ciò che è reale, cioè che esiste, ciò che non esiste, ciò che è reale, ciò che è potenziale. Sono sei elementi in scena, ma tutti possono operare perché ogni cosa è già stata creata, potenzialmente, ma già realmente, nella mente di Dio, cioè nella coscienza creatrice, nella prima coscienza che ha creato tutto dal nulla e che ha irradiato la sua coscienza in ogni coscienza. Poi abbiamo ciò che è visibile, che manifesta il reale dal potenziale, e ciò che è invisibile, che però è già reale nella dimensione della potenzialità spirituale e creativa. Abbiamo questi elementi in scena, dobbiamo sempre tenerli a mente. L'altro aspetto chiave che ci permette di fare un ulteriore passo qui è quello del creare non come inventare, ma semmai come il termine latino da cui origina, ovvero scoprire, trovare. L'inventare in latino significa proprio scoprire, trovare. Cercare e trovare diventano ora gli elementi chiave di azione per creare la nostra realtà con l'immaginazione, perché noi non creiamo dal nulla, possiamo creare perché tutto è già stato creato e quindi dobbiamo soltanto cercare e trovare la nostra creazione.